Quindi benvenuti a tutti, e oggi la giornata è particolarmente interessante, abbiamo una scaletta molto nutrita e diciamo che è molto, molto importante aver confermato questa nostra presenza con questo progetto in Italia dopo la serie fatta già su Roma, Napoli e Milano. Ringraziamo tutti i nostri sponsor, fra cui la Fineco, lo studio Achille Mauri che è con noi presente da, diciamo dall'inizio con molto entusiasmo e che ci accompagna, studio Fabio Mauri, che ci accompagna dall'inizio con molto entusiasmo e noi siamo onorati veramente di essere affiancati in questo progetto da questo studio che esiste in memoria di un grande artista che ci ha lasciato qualche anno fa, ma che non ci lascerà mai, rimarrà immortale nel nostro ricordo con il suo grande lavoro, con la sua intellettualità, con la sua bravura. Io ringrazio sempre l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, dove esercito la mia professione di ostetrico ginecologo da 26 anni, quindi ho assistito veramente almeno 6.000 parti in tutto questo mio quarto di secolo che ho dedicato all'ospedale e al mio lavoro. Sono un collezionista da altrettanto tempo, da 26 anni, mi è venuta questa idea interessante, interdisciplinare, di unire la mia passione al mio lavoro e nella fattispecie alle donne incinte. Quali siano il benessere che porta la cultura in generale e l'arte visiva, la parte estetica dell'arte visiva, sono noti da circa 25 anni, in quanto molti studi iniziati esattamente nel 1996, che sono inglesi e svedesi, hanno evidenziato come la longevità, a seconda del rapporto che c'è con eventi culturali, con la bellezza legata all'arte, sia migliorata, e questo è stato documentato pure in studi importanti che sono stati fatti in Italia, per esempio dalla Fondazione Bracco e dal professor Enzo Grossi, che oggi purtroppo non è insieme a noi per un sopraggiunto improvviso impegno. E quindi da tutti questi studi si evince di più che per la medicina è arrivato un nuovo arricchimento, un arricchimento che funziona sia come terapia che come prevenzione. Infatti da questi studi emerge chiaramente, per esempio, come le malattie degenerative, che sono più caratteristiche più della seconda, di un'età più matura, siano in diminuzione con la frequentazione di eventi culturali e frequentazioni di musei, soprattutto diciamo che la frequentazione di durante l'anno almeno 100 eventi culturali legati appunto alla visita in un museo o comunque mostre porti un aumento pure della sopravvivenza. Quindi sono stati fatti studi con un range d'età di 20 anni e su 20.000 persone, soprattutto in Svezia. Quindi questo a noi ci ha incoraggiato e ha incoraggiato molto me pure, nel momento in cui ho avuto l'idea di mettere a servizio appunto delle donne incinte, che sono, io non le definirei mie pazienti, ma sono, perché la donna incinta non è una donna ammalata, è una donna soltanto che va assistita in un percorso di 9 mesi, garantendole, diciamo, con la nostra accuratezza e prescrivendo determinati esami, un iter in questi 9 mesi che porti
che evolva verso una nascita eutrocica e un benessere sia materno che fetale. Quindi, pure nel senso della gravidanza, sono stati fatti molti studi che hanno evidenziato che praticamente il rapporto con la prima, sono stati già fatti con la musica e sono molto documentati, ma pare che sia ancora più interessante pure con l'arte contemporanea. E quindi noi abbiamo intrapreso questo cammino e diciamo rafforzati pure da studi fatti per esempio nell'ospedale di Chelsea, Westminster di Chelsea, dove praticamente nelle sale travaglio è stata inserito come plusvalore l'arte contemporanea ed è stato visto che è diminuita sia la soglia del dolore sia la durata del travaglio. Quindi il nostro è un discorso sia interdisciplinare, cioè l'arte che aiuta la medicina, quindi c'è una nuova interdisciplinarità, una nuova terapia, diciamo, più naturale, più culturale, più intellettuale, più estetica, che tende a portare benefici. Come fa a portare benefici? Questo pure è dimostrato dal punto di vista neuroormonale, nel senso che il rapporto con l'arte, con la bellezza dell'arte o con la musica, insomma, che ha pure effetti molto positivi sia sul feto che sulla madre, abbassa gli ormoni dello stress, che soprattutto l'ormone più importante è il cortisolo. Quali sono? Che cosa aiuta? Qual è il neurotrasmettitore più importante che viene prodotto in queste situazioni nella madre? È la dopamina. Quindi sia nella madre in attesa sia in generale nell'essere umano, il rapporto con un'opera d'arte fa aumentare la dopamina, che è lo stesso ormone che aumenta quando siamo innamorati. Quindi infatti secondo me ci sono dei colleghi di stare l'amore per l'arte. E quindi tutto questo discorso ci ha incoraggiato molto per andare avanti e cercare innanzitutto, oltre dal punto di vista scientifico, pure dare un aiuto, cercare di migliorare insomma il futuro delle nostre generazioni, sensibilizzando sempre di più alla cultura e all'arte le future generazioni. Quindi il nostro è un ragionamento pure lungimirante, che c'ha, può essere un nuovo welfare che, su cui si stanno avvicinando sempre di più molte pure istituzioni e realtà. Io ringrazio pure Caterina Seia, che ci ha accompagnato pure lei dall'inizio in questo nostro percorso e che ha fatto partire a Torino più di un anno fa un progetto sperimentale che si chiama Nati con la Cultura. Ed è di questo passaporto culturale, cioè tutti i neonati, poi ce ne parlerà specificatamente Caterina. Ringrazio comunque chiunque ci abbia dato una mano in questo progetto. Ringrazio la dottoressa Marina Balzano che ci sta aiutando pure nel presentare il nostro progetto a livello istituzionale, e ringrazio tutti i relatori e passo la parola a Miriam Mirolla. Grazie.